Al Museo Carlo Bilotti di Roma, la mostra Salvarsi dal naufragio di Antonio Fraddosio e Claudio Marini. Le opere dei due artisti fra pittura e scultura nascono sulla spinta emozionale delle verità drammatiche messe a nudo dai movimenti di migranti, dalla crisi di identità d'Europa e dalla minaccia terroristica. Donatella Anzovini. C'era una volta Antonio Fraddosio e Claudio Marini, due artisti, due percorsi creativi diversi che non si erano mai incrociati, finché un giorno si ritrovarono nella stessa mostra perché, pur non sapendolo, avevano lo stesso modo di sentire e di esprimere una drammaticità e un'inquietudine tutta moderna. Si intitola Salvarsi dal naufragio, l'esposizione allestita fino al 19 giugno al Museo Bilotti Arancera di Villa Borghese a Roma, che vede protagoniste le opere dei due artisti ormai diventati amici. Un inquieto sommovimento materico tra pittura e scultura che punta dritto senza mediazioni alle verità drammatiche degli incessanti movimenti dei migranti, alla crisi di identità europea, all'inquinamento planetario e alla minaccia terroristica. Antonio Fraddosio e Claudio Marini si caratterizzano per affrontare questi temi di profondo impegno morale e sociale, non in senso concettuale e incomprensibile, ma formalizzando, cioè dando una forma ben precisa a queste inquietudini. I due artisti condividono anche un simbolo concreto dell'inquietudine odierna, quello delle bandiere, che appaiono annerite, chiuse in gabbia, sgualcite, strappate e private di qualsiasi retorica celebrativa. Un salvarsi dal naufragio che, secondo Fraddosio e Marini, non coinvolge soltanto i migranti, trascinati dall'inarrestabile forza della vita, ma punta anche il dito contro un'identità europea sempre più fragile, arroccata nei singoli nazionalismi e colpita da una profonda crisi morale.